che è sede dell'Associazione Radicale di Centro di Calabria. Grazie. Buongiorno, ringrazio prima di tutto l'Associazione Marco Polo, l'ARCI, per l'Associazione Radicale di Centro di Calabria. Su questo territorio, dove noi siamo presenti da alcuni anni in Calabria, però proprio su questo territorio di Crotone non abbiamo avuto grosse opportunità, soprattutto non abbiamo ancora intrecciato rapporti con istituzioni e con altre associazioni. Quindi sono veramente lieto di questo invito e ringrazio. Io sono stato particolarmente stimolato fino adesso perché il ragionamento che stavo facendo questa mattina passa attraverso una delle prime cose che ha detto l'avvocato Vincelli, vale a dire abbiamo superato una fase, siamo adesso abbiamo superato una fase del silenzio e adesso siamo alla fase che almeno si discute. E questo qui è molto positivo. Però qui dobbiamo cominciare a mettere dei punti e dei paletti fermi, è assolutamente necessario, perché altrimenti le discussioni cominciano soprattutto nelle istituzioni a trascinarsi e non arrivano mai ad un punto. Così come si sono trascinate l'Italia con taxi di quella roba che non si capiva molto bene, no, io al mio compagno dovevo mandargli la raccomandata, cioè questa era una cosa della BIM con quell'altra con la streaming, cioè io al mio compagno per unirmi dovevo mandargli una raccomandata, non avevo ricevuto di ritorno, niente di meno. Vabbè, mettendo da parte tutte queste cose che non sono poi dopo passate, il ragionamento è rimasto al palo, forse perché in Italia non abbiamo ben chiaro alcune cose. Ascoltavo con attenzione prima un passaggio del segretario locale del PD, Sergio Cantarino, il quale diceva questi sono argomenti sensibili. Io mi sono scocciato di sentire questa sensibilità, cioè nel senso perché sono argomenti sensibili? Questi sono argomenti sociali, è un processo di fatica perché, tra virgolette, il peccato originale
Allora, c'è una forte richiesta, come diceva il professor Esposito prima, da 30 anni a questa parte, di alcune esigenze che nella società trovano larghissima maggioranza, però nella politica non le trovano. Il nocciolo della questione, come dicevo, sono le coppie gay. Perché in Italia noi abbiamo il matrimonio concordatario, dal quale è difficilissimo liberarsi, il matrimonio civile, da cui è difficilissimo liberarsi, e poi dopo abbiamo le istanze di centinaia di migliaia, forse di milioni di persone che vorrebbero invece qualche cosa di più leggero e quindi rifiutano il matrimonio civile come il matrimonio concordatario e rifiutano il matrimonio concordatario perché mi piace ricordare che in questa Italia ci sono credenti, non credenti e diversamente credenti. Ahimè, il Vaticano incombe e su questo dobbiamo aprire una parentesi importante, perché l'assessore diceva prima qualche cosa è cambiato. Una rondine non fa primavera. È vero, il Vaticano, se ci fosse stato il Papa Emerito Ratzinger alla notizia del varo del matrimonio egualitario in Francia, sui giornali se ne sarebbe parlato per settimane. La nuova gestione del Vaticano, io voglio separare il discorso di credere alla gestione politica di questo organismo, ha deciso di restare silente. Questa è una rondine, perché essere silente non dire, e quindi un cambiamento a una giravolta rispetto alle gestioni passate, è un orientamento politico molto importante. La domanda è: il Vaticano rimane silente perché è convinto che se parla la battaglia l'avrebbe comunque persa, o è effettivamente un cambiamento di direzione e quindi il Vaticano si dirige, ritorna alle proprie origini, palatini, pastori di Avile, lasciando integro la laicità dello Stato e abbandonando l'interventismo? Allora, io sarei l'altro nel dare una definizione precisa. È una rondine che è passata, staremo a vedere. Di fatto ci sta che i registri della convivenza del nostro paese non sono mai state fatte perché il peccato originale viene dalla coppia omosessuale. Il ragionamento si incastra sempre là, perché se fosse soltanto il riconoscere alcuni diritti leggerissimi, ma proprio diciamo minimi, attraverso il registro della convivenza, questo si sarebbe già fatto in tutta Italia, a condizione che però si fosse concesso solo alle coppie eterosessuali, quindi nell'ambito di quella famosa tradizione che la politica pensa che è maggioritaria in Italia, ma tutte le ricerche dicono invece esattamente il contrario. Perché sul matrimonio egualitario, sulle adozioni, sulla parità dei diritti, sul testamento biologico, sulla parola che oggi è una bestemmia dirla, l'eutanasia, in Italia c'è una maggioranza che va dal 55% all'85%. Purtroppo è la politica che è rimasta indietro, nell'incapacità, non tanto propria, perché sono capacissimi di qualsiasi cosa e di tutto, ma è il terrore di andare a perdere il giardinetto di quel voto che chiamano cattolico, che è un'entità un po' astratta, un po' poco definita, e però tutti quanti cercano sempre di analizzare. Io voglio ricordare che un bel po' di anni fa, se non fosse stato per i voti dei cattolici, quindi dei credenti, divorzi e aborti in questo paese non ci sarebbero stati. Allora, io questo lo dico ai politici del comune di Crotone, quelli della provincia, quelli della regione, i deputati e i senatori. Così come esiste la parola sulla quale non sono d'accordo, l'omofobia, no? Per cui il terrore delle persone che riescono a vincolarsi dalle persone del proprio stesso sesso, così come esiste l'omofobia, che è una paura incontrollata rispetto a qualche cosa che invece non ti mangia, c'è questa paura incontrollata che dobbiamo trovare la parola da affermare l'omofobia per questi politici che hanno paura di perdere il voto dei cattolici. Voglio concludere, avrei tantissime altre cose da dire, ma voglio lasciare lo spazio agli altri che hanno occupato il Santo, però un
un'ultima cosa a voi dire, che è quella che mi prevede. Perché io da qui voglio anche ringraziare, è stato evocato il comune di Metronà per aver istituito il registro delle convivenze, unico comune in Calabria perché purtroppo visto Calabria ha ritirato quella delibera, e perché questo piccolo comune e questa piccola amministrazione e questa comunità va ringraziata? Va ringraziata in particolar modo perché grazie a questo, oltre ad aver dato dignità ai membri, sono convinto che il comune con la delibera, se la legge gli avesse consentito, avrebbe concesso tutti i diritti possibili e immaginabili. Purtroppo la legge è quella, si può fare poco. Quindi l'adozione di questa delibera è quasi simbolica. Però i simbolismi, soprattutto in questo paese, sono importanti. Oggi, nel comune di Metronà, oltre ad aver dato dignità alle coppie che rifiutano il matrimonio concordato e che rifiutano il matrimonio civile, si è dato dignità a una categoria di persone che sono le persone gay, gli omosessuali. Lo dirò in modo politicamente scorretto. Da qualche settimana a questa parte è più difficile per un comune di Petronà il frocio di una persona. Offendono, derivano per il proprio orientamento sessuale. Perché è più difficile? È più difficile perché l'ente che ti sta più vicino, l'ente che è più prossimo ai cittadini, ha dato dignità e ha riconosciuto queste persone. Li ha riconosciute come persone, non dico per a caso, e in quanto persone con pari diritti e dignità rispetto a tutte le altre. Questa è l'unica e buona e la ragione attraverso la quale ogni comune dovrebbe istituire il registro delle convivenze, a prescindere chiaramente dall'orientamento sessuale, e poi tutti gli altri diritti civili che vengono appresso. Io altre motivazioni non le trovo, perché vedete, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sapete dove affonda le radici? E anche qui sarò politicamente scorretto. Affonda le radici in un concetto molto più ampio e molto più grave e che viene scarsamente evocato, attraverso il quale io detesto la parola omofobia perché non rende bene l'idea, ma questa discriminazione basata sull'orientamento sessuale affonda le radici in quel brodo di cultura che è il razzismo. Il razzismo, perché il razzismo nasce da che cosa? Allora, nel 1955 c'è un eroe nazionale degli Stati Uniti che si chiamava Rosa Parks, che era una signora di colore che ha fatto un gesto assolutamente rivoluzionario. Stava seduta a Montgomery, stava seduta nel suo autobus, no, non stava seduta, stava in piedi nel suo autobus e non c'erano posti riservati ai neri. Però c'erano i posti riservati ai bianchi. Allora questa signora, che era probabilmente aveva lavorato, stava sudata, stava stanca, ha fatto un gesto di nuovo rivoluzionario, si è seduta sul posto per i bianchi e ha detto, quando gli è stato intimato di alzarsi, ha detto una sola cosa: io da qui non mi alzo perché la mia, il mio diritto di stare seduto su questa sedia è pari a tutte le altre persone, bianche, gialle, nere, rosse. Partono da qui, quindi partono da una caratteristica innata della persona. Se una persona è bianca non ci può fare niente, se una persona ha i capelli rossi non ci può fare niente, se una persona è di colore che è nera non ci può fare niente, è nata così. E quindi chiaramente ognuno oggi si scandalizza se discrimina una persona per queste caratteristiche. Non c'è la stessa indicazione sull'orientamento sessuale. A me risulta che non un ministero di un ufficio di chissà quale di rotta caduccia di sotto la testa di libro, ma un'organizzazione un po' più importante, o l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da quindi si è espressa sull'omosessualità e ha sancito che è una variante naturale della sessualità umana. Allora, se vengo discriminato per il colore dei capelli e se vengo discriminato per l'orientamento sessuale, qual è la differenza? La differenza non c'è. Tutte queste discriminazioni affondano, ripeto, in quel prodotto di cultura che è il razzismo, per tale vanno portate. Quindi io fossi un sindaco, fossi un assessore, fossi l'ultimo dei consiglieri comunali,
dà in ogni angolo o in un angolo anche più piccolo del nostro paese, affronterei questa discussione sociale e non sensibile di corsa. Quindi auguro a tutti.